Truman, succeduto al presidente Roosevelt, che è deceduto improvvisamente il 12 aprile del 1945, è stato informato per la prima volta del programma atomico dal ministro della guerra Stimson, che ha superficialmente fatto riferimento a un progetto immenso in corso di realizzazione per la produzione di un nuovo esplosivo dalla potenza quasi incredibile. Il giorno seguente, James Byers, il responsabile del programma di produzione bellica degli Stati Uniti, ha a sua volta avvicinato il nuovo presidente, annunciando con enfasi che è in fase di avanzata preparazione una nuova arma capace di distruggere il mondo intero. Nel corso di una riunione tenutasi negli Stati Uniti a maggio del 1945, dato che la guerra nel Pacifico continua ancora e i giapponesi sono gli unici a fare ancora resistenza e non hanno ancora alzato bandiera bianca, vengono suggeriti come obiettivi le città di Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Kokura e Nagasaki, oppure gli arsenali militari. Nel corso della riunione si decide di non utilizzare la bomba atomica esclusivamente su un obiettivo militare, per evitare di mancare all'obiettivo e quindi sprecare la bomba. Nella decisione finale devono difatti essere tenuti in conto, in maggior conto, gli effetti psicologici che l'utilizzo della bomba atomica possa avere sul governo giapponese. Inoltre, è opinione diffusa ormai che la nuova bomba abbia un effetto sufficientemente spettacolare affinché venga riconosciuta a livello mondiale. Alla fine la scelta cade su Kyoto, noto centro intellettuale giapponese, che proprio per questo dopo viene risparmiata e sostituita con Kokura, Nagasaki e Hiroshima, che ospita un importante deposito dell'esercito. Il bombardamento sulle due città del Giappone non è comunque la prima volta in cui gli alleati bombardano città delle potenze dell'asse e non è la prima volta in cui tali bombardamenti causano numerose perdite civili. Ad esempio, in Germania, il sistematico bombardamento delle città tedesche, come ad esempio il bombardamento di Dresda che causa la morte di 35.000 persone e la distruzione di una delle maggiori città d'arte tedesche, causa in totale centinaia di migliaia di vittime. Stessa sorte, peraltro, tocca proprio a noi, all'Italia, che ci vediamo pesantemente bombardati tutti i maggiori centri industriali e portuali di tutta la penisola, con enormi devastazioni e ingentissime perdite umane. Il bombardamento di Tokyo del marzo del 1945 causa più di 100.000 vittime e danni enormi in termini urbani e architettonici. Nell'agosto del 1945 altre 60 città giapponesi vengono pesantemente bombardate. E tra le più colpite, oltre a Tokyo, c'è senza dubbio Kobe. Vediamo quindi come erano visti i due siti scelti per il bombardamento nucleare. Hiroshima nel 1945 era una città di grande importanza militare e industriale e nei suoi pressi erano presenti alcune basi militari, come ad esempio il quartier generale della Quinta Divisione e quello del maresciallo Shunroku Hata, secondo quartier generale dell'esercito a cui faceva capo l'intero sistema difensivo del Giappone meridionale. Nel 1945 Hiroshima è una base minore,
dedita per lo più al rifornimento e all'appoggio per le forze armate. La città è soprattutto un centro per le comunicazioni, per lo stoccaggio delle merci e un punto di smistamento delle truppe. Per questo motivo viene deliberatamente tenuta fuori dalle rotte dei bombardieri, proprio per permettere lo studio degli effetti di una bomba atomica in un ambiente ideale. La priorità per lo sgancio della bomba viene infine data proprio a Hiroshima dopo la segnalazione che essa è l'unico tra gli obiettivi che non ha al suo interno e nei dintorni campi per i prigionieri di guerra. Il centro della città ospita una grande quantità di edifici di cemento armato e alcune strutture più leggere. In periferia, l'area è congestionata da una miriade di piccole strutture in legno, usate per lo più come locali da lavoro, posizionate tra una casa e l'altra. Alcuni stabilimenti industriali si estendono non lontano dal limite periferico della città. Le case sono di legno, con soffitti leggeri, e molti edifici industriali hanno a loro volta pareti a incastro di solo legno. La città nella sua interezza è potenzialmente ad altissimo rischio di incendio. La popolazione di Hiroshima ha raggiunto un picco di 381.000 abitanti prima della guerra, ma prima del bombardamento atomico la popolazione è rapidamente diminuita a causa di un'evacuazione generale ordinata dal governo giapponese. Tanto che il 6 agosto si contano all'incirca 255.000 abitanti. Si calcola questa cifra sulla base dei dati mantenuti per l'approvvigionamento della popolazione, approvvigionamento che ovviamente era estremamente razionato, mentre le stime sugli operai e sui soldati presenti in città al momento del bombardamento sono di fatto molto poco accurate. E vediamo all'altro obiettivo, Nagasaki. La città di Nagasaki è uno dei maggiori porti del Giappone meridionale, di grande importanza bellica, a causa delle sue diversificate attività industriali, che spaziano nella produzione di munizioni, navi, equipaggiamenti militari e altri materiali bellici. Contrariamente alla Nagasaki moderna, all'epoca la gran parte delle abitazioni è costruita con una struttura in legno, o addirittura interamente in legno, e con i tetti in mattonelle. Molte delle piccole industrie dei vari stabilimenti ospitano nelle vicinanze alloggi in legno per gli operai, quindi facilmente infiammabili e ovviamente non in grado di sostenere l'esplosione di bombe e di conseguenza, a maggior ragione, neanche quelle nucleari. La città inoltre si è sviluppata senza piano regolatore, come consuetudine del modello urbano nipponico, così che le case molto spesso sono adiacenti ai fabbricati industriali. Fino allo sgancio della bomba atomica, Nagasaki non era mai stata sottoposta a bombardamenti su larga scala, anche se il 1° agosto del 1945 un certo numero di bombe ad alto potenziale è stato sganciato sulla città e più precisamente sui cantieri navali e sul porto, nella parte meridionale, e sulla fabbrica d'acciaio ed armi Mitsubishi, mentre sei bombe cadono accidentalmente, forse, sull'ospedale e sulla scuola medica di Nagasaki e altre tre nelle sue immediate vicinanze. Anche se i danni procurati da questo bombardamento sono tutto sommato modesti, suscitano comunque la preoccupazione della popolazione,
e quindi molti decidono di abbandonare la città per rifugiarsi in campagna, riducendo in tal modo il numero di abitanti presenti al momento dell'attacco nucleare. Per ironia della sorte, la città di Nagasaki era una delle più ostili al governo militare e al fascismo giapponese, sia per la tradizione socialista, ancor viva malgrado le forti persecuzioni degli anni 30, sia perché ospitava la più grande e antica comunità cristiana, soprattutto cattolica, giapponese naturalmente, che tradizionalmente è ben più disposta verso gli stranieri in generale e verso gli occidentali in particolare. A nord di Nagasaki, inoltre, sono presenti campi per prigionieri di guerra britannici, impegnati a lavorare nelle miniere a cielo aperto di carbone. Alcune fonti parlano di 8 prigionieri morti a seguito dello sgancio della bomba nucleare. Pensare che un Strano amore. Ma che razza di nome sarebbe? Non è mica un nome tedesco. Se l'è cambiato quando ha preso la cittadinanza. Si chiamava Norbert Kliebe. Un tedesco è sempre un tedesco. Ma allora è possibile che posseggano una cosa simile? Signor Presidente, i mezzi necessari sono alla portata di qualsiasi potenza nucleare, per quanto piccola sia. Per quanto modesta, ci vuole solo la volontà di farne uso. Questo non è solo possibile, ma è anche necessario. E qui tutta l'essenza di questo ordigno. La deterrenza è l'arte di creare nell'animo dell'eventuale nemico il terrore di attaccare. Perché, insomma, lo scopo dell'ordigno fine del mondo è perduto. Se si tiene segreto, perché non l'avete detto al mondo, eh? Signor Presidente, io non escluderei la possibilità di conservare un nucleo di esemplari umani. Sarebbe piuttosto facile. In fondo a qualcuna delle nostre miniere più profonde, la radioattività non potrebbe arrivare in fondo ai pozzi migliaia di metri sottoterra e in qualche settimana si potrebbero approntare le sistemazioni per renderli abitabili. Ma quanto ci dovrebbero stare? Vediamo subito. Cobalto torio G. Io dico che ce la caveremmo con 100 anni. Vuol dire che la gente potrebbe restare là sotto per 100 anni? Senza dubbio, mein Führer, coi reattori nucleari. Volevo dire, signor Presidente, coi reattori nucleari potremmo disporre di energia per secoli. Col sole artificiale manterremmo la vita vegetale. Potremmo allevare gli animali e macellarli. Forse è il caso di fare un censimento di tutte le miniere adatte che esistono nel paese, ma io ritengo che si possa provvedere lo spazio sufficiente alla vita di parecchie centinaia di migliaia di persone. Sì, ma non vorrei essere io a decidere chi sta su e chi va giù. Questo non sarà necessario, signor Presidente. Se ne occuperà un cervello elettronico che sarà predisposto per tenere conto dell'età di ogni singolo individuo, salute, fertilità sessuale, intelligenza, oltre alle particolari abilità di ognuno. Naturalmente sarebbe necessario comprendere nel numero i più alti esponenti del governo e delle forze armate perché possano trasmettere i principi gerarchici e nazionalistici. Si intende che si riprodurrebbero moltissimo, perché il tempo sarebbe tanto e il da fare poco. E con una opportuna tecnica di allevamento e con un rapporto, facciamo, di 10 femmine per ogni maschio, io ritengo che si potrebbe risalire alla produzione lorda attuale di figli in un periodo, diciamo, di 20 anni. Sì, professore, ma questo nucleo di superstiti non sarà così disgustato e addolorato da non avere più nessun desiderio di vivere? No, no, signor Presidente.